Rassegna stampa locale di martedì 31 luglio in prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Badante picchia anziano 95enne, è stata arrestata per lesioni e sequestro di persona. La donna in evidente stato di ebbrezza ha picchiato Don Antonio Termite 95 anni, il quale è riuscito per fortuna a chiedere aiuto calando un biglietto dalla finestra della sua casa a San Vito. Scompare bimba, panico in spiaggia, momenti di apprensione per una famiglia russa in vacanza a Torre Canne. La piccola era su un gommoncino, ma in pochi istanti è sparita dalla vista dei genitori. Grande mobilitazione di carabinieri e guardia costiera che hanno cercato la piccola ovunque. È stata poi ritrovata da alcuni bagnanti dopo circa un'ora. In due rapinano il titolare della pasticceria Chocomix, torna l'incubo rapine a Brindisi. L'altra notte ad essere presa di mira è stata la nota gelateria Chocomix di via Goito a Rione Santa Chiara. Due giovani armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione e si sono fatti consegnare il denaro in cassa. Sanità al collasso, l'amarezza del primario del pronto soccorso, proteste e code, emergenza nel pronto soccorso del Perrino, senza medici chiudiamo, ha dichiarato il primario che ha chiesto aiuto al prefetto e al questore ma senza ottenere risposte. Tamponamento sulla via del mare, 4 donne ferite, tamponamento sulla via del mare fra 2 auto, 4 le donne rimaste ferite che sono state soccorse e trasportate presso l'ospedale di Ostuni. Diga Punta Riso in balia del degrado e dell'incuria, la segnalazione di un cittadino che sollecita interventi adeguati presso la diga di Punta Riso, evidenziando una serie di problematiche e chiedendo che sia predisposto quanto necessario per ridare alla struttura la dignità che merita. Auto parcheggiate in modo selvaggio, caos notturno nelle vie del centro storico invaso dalle auto, sabato scorso via Colonne era inaccessibile persino ai pedoni. In prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia, rubati i segreti del comune, sparito un computer contenente dati personali, corrispondenza e documenti sugli appalti, è giallo a Palazzo di Città dove qualcuno di notte è riuscito a entrare nell'ufficio dei servizi sociali, un furto su commissione, secondo il sindaco Mimmo Consales. Amati, Regione Salento, sarebbe un grave errore. L'assessore regionale alle opere pubbliche Fabiano Amati non ha dubbi, no ai localismi, meglio pensare ad una grande regione del sud. Porto è un 2012 nero, crolla il traffico passeggeri, crollo passeggeri 6 mesi di buio per il porto di Brindisi, in salita soltanto le merci solide che registrano un incremento, questo secondo i dati sui traffici relativi a giugno e alla prima metà del 2012. Una rapina al pistacchio, attimi di terrore domenica notte nella gelateria Chocomix a Santa Chiara, dove i clienti e i proprietari del locale sono stati vittime di una rapina a mano armata. Morta la donna in scooter, ancora grave il suo amico. Non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ferita in uno scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto alla periferia di Torre. Maria Luisa Mendez, 41 anni, spagnola, è morta in ospedale. Botte al sacerdote, arrestata la badante, brutta disavventura per Don Antonio Termite, decano del clero di San Vito. Il parroco 94enne è stato picchiato selvaggiamente dalla badante, una 45enne rumena, residente a Gallipoli. La donna è stata arrestata. Il Brindisi piazza un altro colpo preso, il centrocampista Bartoccini. Continua la campagna di rafforzamento del Brindisi Calcio. Dopo un lungo corteggiamento, ieri il club biancazzurro ha definito l'ingaggio del centrocampista Luca Bartoccini. In prima pagina sul quotidiano senza colonne, bastonate e minacce, la banda resta dentro. L'accusa di estorsione dietro alla cessione di una smart e al pagamento di 1.500 euro è stata confermata dal Tribunale del Riesame che ha negato la libertà a 4 brindisini arrestati dalla mobile sulla base della denuncia di un 28enne bersagliato di minacce, per questo costretto a lasciare la città. Servizi sociali, rubato il PC con l'archivio, furto presso la sede dei servizi sociali del comune, rubato un computer con tutti gli appalti assegnati e da giudicare. Secondo il sindaco si tratta di un furto su commissione. Parroco, prigioniero della badante che lo seviziava, lui ha scritto sulla sua agenda e ha sporto il foglio dalla finestra della sua stanza per chiedere aiuto ai passanti. La badante Gina Ruso, in preda ai fumi dell'alcol, lo ha percosso procurandogli vari traumi. È stata arrestata. Caccia alla guardia nel mirino anche Gosse Hill Basket, lei nel Brindisi pronta per l'ultimo affondo sul mercato. Intanto scade oggi il diritto di prelazione per gli abbonamenti.